ben ritrovati dal canale del Tharfone, un saluto al vecchio bastardo e ben giunti all'episodio numero 21 delle nostre news sul tutto il mondo dei Total War. In questo episodio tre notizie ma veramente interessanti relative alla Rise of Mordor, alla SFO Grimhammer 2 e a Divide et Impera. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di attivare la campanellina per non perdervi nessuno dei contenuti che andiamo via via a rilasciare e grazie tanto a tutti quanti voi per il vostro sostegno. Aspettiamo come sempre i commenti da parte vostra relativi a questo video e vi ricordo che sotto al titolo in descrizione trovate i link di tutti i canali che fanno parte della cricca del sottosuolo, seguite anche gli altri. Bando alle ciance, ciance alle bande e direi di andare a vedere subito i titoli di questo episodio news. Iniziamo subito dalla prima notizia. Rise of Mordor, mod tanto attesa, ma ancora ci vorrà pazienza, per Total War Attila. Nuove unità in programmazione, in svolgimento. Qui vediamo un'immagine relativa ai mutanti. I Far Arad, questi brutali berserker d'elite, verranno sbloccati però soltanto dopo aver soggiogato la tribù Mahud di Far Arad. Immagine successiva e qui attenzione, anteprima di Camul Lesterling, uno dei 9 spettri dell'anello, pronto ad eseguire qualsiasi ordine proveniente dall'occhio. Qua! I Broadbeam Underground Guard, unità di Tier 4, il primo concept per la fazione degli Ered Luin, che verrà presto aggiunta su Trello. Il Rise of Mordor, insieme ai Firebirds, giocheranno un ruolo centrale nella remota fazione nanica delle Blue Mountains. Questa è un'immagine eccezionale, le porte di Durin a Khazad-dûm, guardatela. Ve lo lascio un po' a vedere perché secondo me merita davvero tanto. Proseguiamo con, attenzione, il Witch King di Angmar, il re stregone, il servitore più temuto di Sauron, il signore dei 9. E dopo un cattivo non può mancare un buono e qui vediamo quello che verrà poi realizzato per Boromir, capitano di Gondor, il secondo generale della fazione. In studio solo un attimo per passare alla notizia successiva. Bloodletters of Khorne, dei loti del cambiamento. Tangor. Ma starete chiedendo, stiamo guardando Warhammer 3? No, questa è soltanto una parte dell'incredibile lavoro di Verris e del suo team, della SFO Grimhammer 2, della nuova versione. Una versione incredibile che conterrà, tra le altre cose, una nuova meccanica per i Lizardmen, un rifacimento dell'albero delle tecnologie per i Lizardmen, che sono, insieme ai demoni del caos, le fazioni maggiormente riviste in questa nuova versione. Proseguiamo con riti rivisitati, sempre per i Lizardmen, e una rivisitazione di tutte le principali fazioni giocabili, sempre dei Lizard. Per gli uomini per la fazione del caos, qui vediamo il Warp Gate che permetterà di viaggiare attraverso tutti i continenti del mondo di Warhammer 2. Ne volete sapere di più? non vi basta, sappiate che sto già lavorando a un video per portarvi tutto, ma proprio tutto, quello che è la nuova versione del lavoro di Verris e del suo team della SFO Grimhammer 2 in questa nuova incredibile versione. Di nuovo in studio e passiamo alla terza e ultima notizia di questo TG. Rilasciata pubblicamente la versione 1.2.8 di Divide et Impera, mod per Total War Warhammer 2. Anche in questo caso Dresden e il suo team fanno un meraviglioso nuovo lavoro, un nuovo meraviglioso aggiornamento. Intanto vi faccio vedere che qua, cliccando su database unità aggiornato per 1.2.8, si può arrivare a vedere tutto il database delle unità di tutte le fazioni di Divide et Impera. Ad esempio, cliccando su Roma, si aprirà questa pagina in cui vedete tutto il roster di tutte le unità possibili per Roma, con una breve descrizione e tutte le statistiche che qui sotto sono elencate, quindi se vi serve sapete dove trovarla. Ma torniamo alla nuova versione 1.2.8, vediamo alcune cose, ma vi avverto che anche per Divide et Impera in futuro potremmo andare a rilasciare qualcosa in più. Speriamo che sia di vostro gradimento, ma per il momento non vi dico altro. Allora, attenzione, i salvataggi sono compatibili con la nuova versione, tanto per iniziare. Principali cambiamenti: rimosso l'attributo disciplinato alla maggior parte delle unità, in quanto era troppo comune e spesso veniva applicato anche ad unità non addestrate. Qui ne vediamo altre e passiamo rapidamente avanti. Modifiche alla prestazione di battaglia. Questa è decisamente interessante, in quanto c'erano dei problemi sulla resistenza delle unità in battaglia. Adesso, grazie a questo nuovo sistema scoperto da Benjin, avremo un funzionamento decisamente migliore per non avere ritardi durante le battaglie. In futuro potremmo riaverli tramite una sub mod se potranno essere implementate correttamente. La maggior parte del lavoro riguarda però la revisione di tutte le colonie greche. Massalia, Colchis e Bosforo ora hanno dei nuovi roster modificati e aggiornati. Queste tre fazioni hanno adesso tipi di edifici speciali per le caserme delle colonie che hanno caratteristiche e funzioni uniche, anche con effetti per la cultura e la diplomazia. La Colchide adesso è una fazione caucasica e ha templi caucasici, solo facendo però una nuova campagna. Nuovo tratto di fazione: i tecnici della popolazione della colonia nell'albero dell'addestramento militare. Le campagne attuali con queste fazioni potrebbero avere alcuni problemi con i tipi di edifici errati, quindi attenzione, potreste avere un problema se state già facendo una campagna con queste nuove fazioni decisamente riviste. Altre ulteriori nuove unità in questa nuova versione di Divide et Impera, con nuove unità di cammelli nabatei, nuove unità di peltasti ateniesi, nuova unità di riforma iberica, nuova fanteria pesante per Saba e nuovi spadaccini pesanti per i Cartri. Inoltre, aggiornata la grafica per le unità di elite oplitiche e pirote, picche d'elite, cavalleria torax, cavalleria cittadina e opliti. In più, nuove unità a disposizione del roster dei barbari delle fazioni controllate dall'intelligenza artificiale, aggiunte ben 90 unità nella Grand Campaign solo per le fazioni germaniche, galliche, celtibere, trace e britanniche, giocabili soltanto dall'intelligenza artificiale. Queste andranno a sostituire o aumenteranno i roster esistenti basati sulle tribù. L'obiettivo è aggiungere più varietà e unità uniche per le varie fazioni che un giocatore può affrontare. Inoltre, aggiornamenti divisivi per unità e generali britannici, aggiunte nuove e maggiori varianti per molte unità e aggiornati il loro aspetto. Questi includevano unità condivise più vecchie, ufficiali, alfieri e unità esclusive di fazione. Generali britannici aggiornati con nuove immagini e abiti politici adeguati per quando non guidano le truppe. Un grande ringraziamento a Cem per tutto il duro lavoro di questi cambiamenti. Inoltre, cambiamenti nell'area di reclutamento, modifiche alle risorse ma solo per le nuove campagne, cambiamenti allo squallore, cambiamenti alla popolazione. Questo è un altro punto decisamente interessante invece in questa nuova versione di Divide et Impera. Nuove condizioni di vittoria, riviste tutte le condizioni di vittoria per essere generalmente più brevi, più coerenti e varie tra i tipi di vittorie. Grazie mille a Crusertorius per tutto il lavoro su questa nuova funzionalità, valido però soltanto se farete una nuova campagna. Inoltre, tante ulteriori modifiche alle flotte, ai generali, altre correzioni che riguardano correzioni generali, unità, reclutamento e roster, gli edifici della campagna, le tecnologie. Un ringraziamento anche da parte mia, credo da parte di tutti, per il lavoro che fa Presden, ma non solo. Ringraziamenti sentiti davvero a Cam, a Ritter, a Pusertorius, a Benjin, a Cem, a Svarai, a Skillful Tree, a Litarion, ad Agrez, a Demostene, e un grazie speciale e un saluto a Jake. Bene, per questo episodio di news direi che è tutto. Aspettiamo i vostri commenti in merito a questo episodio, diteci cosa ne pensate, diteci le vostre opinioni su quello che abbiamo visto. Vi ricordo che andrò a fare sicuramente video molto strutturato per quello che riguarda tutte le novità della versione, della nuova versione della SFO Grimhammer 2, e in futuro aspettatevi qualche sorpresa per Divide et Impera. Bene, dal canale del Tharfone e dal vecchio bastardo un grazie a tutti quanti voi e al prossimo video. Ciao a tutti.